cambiate vita, convertitevi e cambiate vita. Questo messaggio, queste parole sono declinate in tutte le lingue, in tutto il mondo, dalla Chiesa di Cristo. E Maria, quando interviene in modo straordinario e misterioso nella vita della Chiesa, apparendo a questa o a quella creatura fedele, sempre rinnova questo messaggio, perché è il messaggio del suo figlio, perché è il messaggio della Chiesa, del Cristo suo figlio. Convertitevi, pentitevi e cambiate vita. Rendete dunque la vostra vita santa. Lasciatevi santificare dalla grazia di Cristo, dalla grazia dei sacramenti di Cristo, dalla grazia della Chiesa di Cristo, dalla grazia che passa sempre attraverso la fede, mai senza la fede. Oh, che bella dunque questa circostanza, questa occasione di avere qui le reliquie di Santa Bernadetta, per cui possiamo ricordare il grande messaggio di Lourdes, il grande messaggio di Maria, che è perfettamente il messaggio del suo figlio Gesù Cristo. O se dunque voi dell'Unitarsi continuate a organizzare con grande cura il trasporto di ammalati a Lourdes, il trasporto di pellegrini a Lourdes, i quali non possono andare innanzitutto e soprattutto per avere soltanto una guarigione fisica. Devono sempre andare innanzitutto e soprattutto per ottenere la grande guarigione, la grande liberazione da ogni peccato, per poter godere della vita di Dio. Talvolta Dio vuole anche che si manifesti questa guarigione attraverso segni visibili, attraverso guarigioni sensibili, attraverso guarigioni che avvengono anche nel corpo mortale, ma tutto per la gloria di Dio, tutto per la lode di Dio, tutto per la salvezza dell'uomo, tutto per la salvezza eterna dell'uomo. Fratelli carissimi, dunque, sia lodato Gesù Cristo. Don Gustavo del Santo, come dicevo poco fa, che pensavo, ma come posso definirlo? Un sacerdote, un musicista, un filosofo, una grandissima persona. E non c'è poco da ridere, perché io parlo seriamente e Don del Santo lo sa. Qui oggi abbiamo avuto una grande giornata con questo arrivo di questa reliquia, una reliquia che Bernadette, Santa Bernadette, ha visto l'Immacolata Concezione dal vivo. Qui una reliquia che è stata presente a una manifestazione incredibile. Certo, certo, questa è la cosa bella, spero, meravigliosa. Cioè, la reliquia in fondo non è un oggetto mitico, eccetera, è qualcosa che concretamente ha avuto un contatto col divino. Questa è la cosa bella, spero, meravigliosa. Cioè, la reliquia in fondo non è un oggetto mitico, eccetera, è qualcosa che concretamente ha avuto un contatto col divino. Questo in fondo, no? E questo, l'attenzione, la venerazione, non l'adorazione, venerazione. Soprattutto i santi sono per noi dei modelli, e quindi una reliquia, un pezzo di questo santo che arriva a noi, che ci dice: datemi una svegliata, perché guardate che io ho fatto la mia parte e adesso voi dovete fare la vostra. In questa presenza oggi la compagnia era di una corale diretta da chi? Da chi era diretta? Era da me, diretta da me, sì. Sì. Questa è la corale di? Di San Maurizio del 67, che funziona. Dal 67 abbiamo fatto i 40 anni qualche tempo fa e teniamo duro, certo, eravamo 85, adesso siamo diminuiti perché la gente invecchia, la gente sta, purtroppo molti coristi sono andati ad accentuare il coro del cielo, purtroppo, e quindi, però insomma, il corale che tiene duro, perché c'è a Porto Maurizio una tradizione musicale che è inveterata, è nel DNA dei portorini. Io sono Donelia, sono arrivato lì, ho trovato meraviglioso questa voglia di cantare che c'è a Porto Maurizio.
È vero, e comunque abbiamo avuto con Don del Santo, quindi abbiamo avuto la parte filosofica, la parte sacra, la parte musicale, sì. E quindi la parte umana di questa giornata che è stata presentata dal Vescovo, che purtroppo ha dovuto scappare di corsa, con tantissima partecipazione di popolo. Bello, sì. È stata molto bella questa partecipazione, che dimostra che insomma, la gente in fondo ci crede, anche se siamo distratti, il mondo è diventato, ha accelerato terribilmente il tempo, il mondo è spaventoso, siamo tutti preoccupatissimi, mangiamo tonnellate di ansiolitici perché i nostri nervi non reggono, però questi momenti di pausa sono belli e la gente reagisce bene, infatti abbiamo visto la gente che c'era. Sì. Quindi ci auguriamoci un gran crescendo. Speriamo che la gente tocchi il fondo e si tiri su, perché i momenti non sono bellissimi. Anche perché adesso ricorre il centenario dell'Unità, sì. Sì. È un momento importante questo. Soprattutto un momento di fede e di carità. Di fede perché si rifà a Lourdes, quindi rinnova la fede. E di carità perché aiutano questi malati ad andare a Lourdes. È una cosa bellissima e io volentieri con la mia corale ho dato un piccolo contributo, perché era una cosa che è molto bella e che deve essere potenziata. Grazie a Don del Santo, un grande uomo. A lei. Grazie.